aspettavamo da mesi, perché ci sono andata a Londra insieme alle telecamere di Super, e lui dopo 6 anni di silenzio è tornato a fare questo concerto dal vivo. E noi proprio come rappresentanti della televisione italiana siamo andati là, abbiamo preso dei pezzi unplugged, abbiamo fatto un'intervista con lui, io ho parlato con lui personalmente, ed eravamo proprio gli unici per l'Italia. Allora siamo gli unici a potervi mostrare queste immagini di George Michael, intervista a George Michael, guardatela. Ciao George. Ciao. Which are the questions? Quali sono le domande che non ti piacciono? Così eviterò di fartele. Io odio quasi tutte le domande perché amo molti segreti. Ok. L'ispirazione per scrivere solitamente viene da momenti di grande felicità o di tristezza? Il tuo nuovo album, Older, come è stato concepito? Penso che Older sia stato ispirato da moltissimi momenti di grande tristezza e da qualche momento di felicità. Sono molto orgoglioso di quello che sono. Vedo la mia carriera come un percorso che è sempre stato segnato da una cosa. Penso di aver sempre avuto del talento musicale, che è stato portato avanti sin da quando ero ragazzo da una disperata ambizione di essere famoso, amato e rispettato ovunque. Tutto quello che volevo da giovane era il successo. Ero molto preso da tutto ciò che mi accadeva attorno, ma non ho mai voluto fare musica che non mi piacesse o non sentissi. Non avrei mai potuto fare qualcosa solo per essere il numero uno. Spinning the Wheel è una canzone che parla di tradimento. Ti sei mai trovato in una situazione in cui qualcun altro ha condotto il gioco? Sì, purtroppo mi sono trovato in situazioni in cui pensavo che qualcuno conducesse il gioco per me. Tu hai cantato in molti duetti, ma c'è un artista con cui ti piacerebbe lavorare? Qualcuno con cui non ho mai lavorato? No, non esattamente. Quasi sempre le persone con cui ho cantato erano una mia ambizione, anche perché magari ero più piccolo e quindi ero un loro fan. Per esempio Elton John era una persona che ammiravo molto. Per quanto riguarda i Queen, beh,
La situazione è stata un po' particolare, perché da un lato ero davvero onorato di cantare con un gruppo che ho sempre adorato, ma nello stesso tempo ero dispiaciuto di poter cantare con loro perché non c'era Freddie Mercury. Quindi è stato veramente molto strano. Lo so che state delirando, perché c'è un motivo ben preciso. Io vi avevo promesso una cosa che adesso dobbiamo mantenerla, perché c'è questa seconda parte di questa intervistona che ho fatto io, in cui vedremo delle cose curiose, delle cose interessanti, direi, oltre a Star People, per esempio, che è un altro pezzo unplugged che lui ha fatto in questo concerto a Londra. Vedremo anche questa mia reazione fisica verso di lui e non si sa ancora che cos'è, non si sa cosa succederà, però vi assicuro che c'è, la potete vedere nella seconda parte dell'intervista a George Michael! In Star People non parli molto bene delle persone celebri. Dici che forse tua madre ti ha lasciato solo, che forse tuo padre non ti ha amato abbastanza. Ma com'è il tuo rapporto con i tuoi genitori? Oh, molto complicato. Davvero complicato. In Star People fondamentalmente sostengo che tutti noi abbiamo dei problemi. Ci sono davvero poche persone che possono dire che crescendo hanno avuto una vita facile dal punto di vista affettivo. E non penso poi che persone che si trovano in una situazione come la mia credano che la gente comune abbia una vita facile, perché sì, è vero, tutti abbiamo dei problemi affettivi, ma la maggior parte delle persone ha anche altri problemi, come quelli finanziari, dovuti alla casa, al rapporto con gli altri. Insomma, io credo proprio che le grandi star abbiano una vita decisamente più semplice della gente di strada, e quindi gente come me non si deve proprio lamentare. Nella canzone Star People parlo, insomma, di tutte queste cose. In Jesus to a Child parli dell'amore come pura essenza, in Fast Love ne parli come un semplice esercizio notturno. Secondo te una storia d'amore inizia con un'esperienza di una sola notte per poi trasformarsi in amore? Se si ascoltano le parole della prima parte di Fast Love, si capisce che dico di volere un'esperienza d'amore intensa, ma di breve durata. Alla fine della canzone, però, cerco di spiegare il perché del mio bisogno iniziale di un veloce stimolo sessuale. Penso che sia come per tutte le persone, insomma, quando sei giovane il sesso viene visto più come sperimentazione, mentre quando diventi più maturo il sesso è decisamente più legato
all'amore, insomma, al fatto di volere bene la persona con la quale stai. Oddio, per molte persone magari non è così. Ma per quanto mi riguarda, il sesso veloce è più legato a come ero da giovane che non come sono adesso. Mettiamola in questo modo. Cupid keeps on calling me. Le prossime cose che ho da fare riguardano i tre nuovi singoli che faranno parte di un Greatest Hits prodotto dalla Sony Music. La cosa mi entusiasma molto perché non mi è mai capitato di dover scrivere e cantare delle canzoni che non fossero legate ad un preciso contesto. Potrò lavorare con chi vorrò, scrivere quello che sentirò, preoccupandomi di fare dei buoni singoli, ma senza dover pensare al resto dell'album, che sarà invece composto dai miei più grandi successi. I don't have to think of the lyrical or musical content of the rest of the album. Okay, at the bottom of the album. Alla fine del tuo album Older c'è una frase dedicata ai tuoi fan che dice: grazie per avermi aspettato. Anch'io sono una tua fan, quindi quella dedica mi è piaciuta molto. La mia ultima domanda non è esattamente una domanda, ma è più una richiesta. Mi daresti un bacio? Would you give me a kiss? Can I give you a kiss? Of course. Thank you for waiting, my dear. Thank you.